Ciao a tutti, sono Giovanna e ben rivisti. Oggi ricorre un anniversario molto speciale, la nascita di Padre Pio, e per questo vorrei fare una piccola riflessione che abbiamo affrontato qualche tempo fa insieme agli altri educatori del gruppo Giovanissimi. Allora, cosa vuol dire per un giovane essere devoto di Padre Pio? Padre Pio, lo sappiamo, non si stancava mai di accogliere, non si stancava mai di ascoltare le persone, e quindi la preghiera è sempre stato un elemento molto importante anche all'interno della sua vita. Ma cosa può fare un giovane per approcciarsi meglio alla preghiera? Prima di tutto, la preghiera non deve essere solo uno strumento per poter chiedere qualcosa o per sentirsi meglio di qualcun altro perché abbiamo fatto un gesto importante. La preghiera deve essere un mezzo per poterci aprire a Dio, per poter permettere a Lui di entrare all'interno della nostra vita e renderla migliore. Quindi il fioretto che oggi vi propongo è quella, una preghiera spontanea che viene dal cuore e che ci permette così di essere in connessione con Dio.